Quanto peso può portare un cavallo sulla sua schiena? Ciao, questa è la rubrica E quindi domandamelo di Rachele Malavasi, che sono io. Sono una divulgatrice scientifica, esperta in etologia equina, sono anche un tecnico di equitazione e adotto l'approccio cognitivo relazionale al cavallo. In questa rubrica voi mi mandate delle domande e io vi do una risposta, magari pure dopo 6 mesi, però alla fine ve la do. E potete anche però farmi queste domande dal vivo. Se venite ai miei corsi, giusto per ricordarvi che nei prossimi 2 mesi, ad aprile e a maggio, in 9 centri in Italia si tiene in tutti i centri lo stesso seminario dedicato all'approccio cognitivo relazionale al cavallo e alle sue emozioni. Trovi tutte le informazioni su www.etologiaequina.it/formazione. Ma andiamo avanti. Pensiamo alla domanda di oggi: quanto peso può portare un cavallo sulla propria schiena? Le ricerche sono, diciamo, sono molto poche e ultimamente è uscita una review, cioè un articolo che mette insieme tante ricerche e fa un riassunto generale che ci dice, boh, non lo possiamo dire quanto peso può portare il cavallo sulla sua schiena con precisione, perché ci sono alcune ricerche in Giappone solo su pony giapponesi che ci parlano di un 30% del peso del cavallo. Quindi un cavallo da 500 kg dovrebbe poter portare 150 kg di peso sulla propria schiena, però tutte le ricerche che sono state fatte, sempre poche, però che sono state fatte sui cavalli occidentali, quelli che ci capita di più di montare, perché quelli erano giapponesi ed erano pure pony, ci parlano invece di un 20%. Cosa significa? Che un cavallo di 500 kg può portare su di sé 100 kg di peso, non una persona da 100 kg, ma 100 kg di peso. Una sella americana pesa circa 12-13 kg, i vestiti di una persona pesano circa 2 kg. A meno che non montiate nudi e senza sella, ma allora stiamo parlando di un'altra attività che in questo momento non voglio assolutamente toccare, dovete considerare che da quei 100 kg di peso che può reggere il cavallo, voi per capire quanto deve essere il vostro peso ci dovete togliere 13 la sella, 2 vestiti, ci dovete togliere 15 kg. Quindi un cavallo da 500 kg può tenere su di sé una persona vestita con sella che pesa 85 kg. Ok? Se invece montate con la sella inglese pesa meno e in totale dovete togliere solo 10 kg. Quindi un cavallo di 500 kg può portare su di sé una persona vestita e con sella inglese che pesa 90 kg. Ok, c'è un dato molto molto importante da considerare. Non potete fare questa scala in un crescendo continuo, cioè se avete un cavallo gigante da 700 kg ci mettete sopra l'incredibile Hulk. Non vale, perché quando i cavalli superano i 650 kg di peso, pare che la loro densità ossea diminuisca. Questo accade perché cavalli così grandi sono degli eccessi. In natura, in media, i cavalli pesano 500 kg. 650 kg è veramente un'esagerazione che abbiamo selezionato noi e qualcosa ne viene in negativo, ovvero la densità ossea. Quindi, se avete un cavallo più grande di così, dovete comunque considerare come peso che si può mettere sopra questo famoso 20% del suo peso. Vi cito giusto una ricerca che, come è stata fatta una ricerca di queste che hanno calcolato il 20%, facendo montare lo stesso cavallo dallo stesso cavaliere, più cavalli, tutti con lo stesso cavaliere, cioè ognuno il suo, e piano piano questo cavaliere aveva un gilet in cui si inserivano questi cavalieri avevano dei gilet in cui si inserivano dei pesi. Quando si arrivava al 20%, il cavallo cominciava a aumentare la propria temperatura superficiale. Ma la cosa interessante è che quando si arrivava al 30%, si liberavano nel sangue delle creatinchinasi, sono delle proteine che servono per riparare il muscolo scheletrico. Significa che quando si raggiungeva il 30%, il danno era fatto, cioè il cavallo doveva cercare di riparare il danno al muscolo. Quindi raggiungere il 30% del peso del cavallo è troppo, veramente troppo, perché si è già scavallati, si è già arrivati dall'altra parte. Bene, spero di aver risposto alla ragazza che mi aveva chiesto una vita fa questa cosa. Mi raccomando, venite nei corsi se volete capire qualcosa per andare oltre pressioni, rinforzi, punizioni. Venite e visitate www.etologiaequina.it. Scusate, ma c'ho influenza e quindi non riesco a parlare. Ciao!